Carissimi, bentornati nel canale di Sweet Italy Adventure, sono sempre Walter e bentornati o benvenuti se per voi questa è la prima volta. Sweet Italy Adventure il canale, sono un operatore droni per mestiere e per passione, ma sapete chi segue il canale che da poco ho iniziato una nuova rubrica chiamata Recensioni Vintage. Vi metto la playlist in descrizione se ve la siete persa, dove abbiamo già provato alcuni prodotti, inclusa una Polaroid 635 CL, un pezzo veramente fantastico dei primi circa della metà degli anni 80. Ma oggi, sempre per la rubrica vintage, vi presento una cosa che personalmente è fantastica. Sto parlando di uno stereo boombox RC717L della JVC. Faccio una premessa per chi non lo sa: sul canale proviamo tantissimi altoparlanti Bluetooth moderni come Sony, JBL e quant'altro. Forse qualcuno di voi ricorderà la recensione del JBL Boombox, sia la prima serie che la seconda serie, che fra l'altro ha avuto veramente uno scatafascio di visualizzazioni. Per gli appassionati vi do una notizia: in realtà Boombox, sì, si chiama così, della JBL, ma Boombox è un termine che viene appunto dai primi stereo portatili degli anni 70. Infatti il termine sta proprio ad indicare un prodotto, uno stereo in grado di essere portatile, come lui con la maniglia, e soprattutto, altrimenti non può chiamarsi boombox, in grado di essere non solo trasportato, ma di essere utilizzato anche a batterie. Ovviamente gli stereo di una volta non avevano batterie integrate, ma lui ha la possibilità di inserirle qua dietro. Stiamo parlando delle batterie, ragazzi, quelle grosse ciccione di una volta. Lui è appunto uno stereo portatile con radio integrata e, ragazzi, la cassetta. La cassetta, che figata! Poi a breve, ragazzi, vado in studio e vi faccio vedere i dettagli e una serie di chicche che lui ha, perché lui è veramente particolare. L'ho acquistato completamente funzionante, in condizioni impeccabili, ragazzi, lui è veramente in condizioni impeccabili, funziona tutto quanto dalla A alla Z. E fra l'altro mi sono accorto andando, me lo metto così perché è veramente bello, ragazzi, che andando a spulciare tra le varie quotazioni e i siti di vendita di questi prodotti vintage, mi sono accorto di aver fatto un affare della Madonna. Io l'ho preso ad un mercatino dell'usato qui in Svezia, dove vivo, ad un prezzo di 700 corone svedesi, pari a circa 70 euro, e io già pensavo che mi sembra strano, o non funziona oppure c'è qualcosa che non va. Invece lui funziona tutto, è perfetto, perché le quotazioni parlano di cifre minime in condizioni di conservato. Invece lui, ragazzi, secondo me è stato veramente usato poco da chiunque fosse stato il proprietario precedente, di almeno 300 euro in condizioni di usato e conservato. Lui, essendo così perfetto, forse vale anche di più, non lo so. Io ad ogni modo non l'ho comprato per fare un investimento e per rivenderlo, perché lui sicuramente si aggiungerà a quei pezzi vintage di cui io sono affezionato e ho voluto rifarne una recensione moderna oggi, quasi come se fosse quella di una volta. Detto questo, ragazzi, ce ne andiamo in studio e ve lo faccio vedere un po' più da vicino. Benvenuti nel mio studio. A dire il vero, ragazzi, mi correggo, ho trovato alcuni annunci addirittura da quasi 600 euro. Oh, ragazzi, spero che siate contenti per me, io sono veramente molto entusiasta. Pensate, ragazzi, che c'è un sito internet che si chiama, lo potete consultare anche voi ovviamente, si chiama radiomuseum.org, la traduzione è il museo delle radio, dove proprio lui, assieme ovviamente a molti altri di interesse storico, è stato inserito nel sito perché un prodotto interessante. JVC,
Japan Victor Company, sicuramente una delle marche più blasonate giapponesi, assieme a tante altre, Sony, Pioneer, Kenwood, insomma, potremmo stare qua a lungo. Sappiamo che la qualità giapponese in questi termini difficilmente è stata raggiunta. Un pochettino di tecnica di questo JVC: lui ha due altoparlanti, ragazzi, da 12,5 cm, quindi neanche tanto piccoli per la compattezza del prodotto. Ha due vie, infatti al centro è posizionato per ogni altoparlante un tweeter per le alte frequenze. Potenza stratosferica, pensate, 11 watt, di cui 6 watt RMS. Sì, lo so, non sembrano tante, però in realtà vi assicuro che la qualità del suono di questo altoparlante portatile non è neanche male. Come vi dicevo, lui può essere anche alimentato a batterie a 9 volt, o meglio, la somma delle batterie che fa 9 volt. Ora, non ricordo quali sono le batterie esatte, semmai ve le lascio in descrizione. Per l'amplificazione usa dei transistor, sono dei semiconduttori super toroidali. La particolarità di questo impianto è che lui ha la possibilità di registrare, come facevano anche molti altri impianti, ma lui ha la possibilità di registrare, pensate, in stereo, e questo non lo facevano tutti. Infatti lui ha due microfoni integrati posti ai lati dello stereo che possono essere addirittura inclinati a piacere. Oltre ai microfoni integrati, qualora volessimo una qualità ancora maggiore, possiamo inserire un microfono esterno. Vi ricordo che lui è esattamente del 1978, non ero neanche nato. Le dimensioni sono di 410 mm, quindi 41 cm di larghezza, 22 cm è l'altezza e 114 mm, ovvero 11,4 cm, lo spessore. Ovviamente, come ci si aspetta per un prodotto portatile, appunto boombox, lui ha una grande maniglia molto comoda, rivestita in gomma, ma tutta in metallo. E ragazzi, volete sapere quanto pesa senza batterie? Lui pesa quasi 5 kg, per l'esattezza 4700 grammi, 4,7 kg. Non è un bestione di dimensioni, ma è un bestione di pesi. Questo, il peso così elevato, veramente simbolo degli anni 70-80, dove i prodotti erano davvero fatti per durare. Io, ragazzi, sfido chiunque a rivederci tra praticamente 40 anni con una JBL Boombox 2 che ancora funziona? Non lo so. Nella parte superiore c'è la regolazione del volume, vediamo se con la camera dall'alto lo vedete, e pensate, ragazzi, addirittura è indipendente. È una cosa che oggi non avviene più, invece in quel periodo facevano la regolazione del volume appunto per il singolo altoparlante. Abbiamo la regolazione dei toni e quindi degli alti e dei bassi, la possibilità di utilizzarlo in mono o stereo, e poi al centro abbiamo lo switch per la cassetta, la radio e il pulsante off. In realtà, purtroppo, il mio modello, benché in condizioni molto buone, non è al 100% completo. Infatti, ai due lati qui, dove c'è scritto push, abbiamo la possibilità, o meglio, c'era la possibilità, sarà difficile trovarla originale, di inserire la cinghia per il trasporto. Quindi pensate, lui, ragazzi, era veramente uno dei primi veri boombox. Con questo, ragazzi, ci si andava al mare con le batterie e ci si sentiva abbronzatissima. O abbronzatissimi, non lo so, vabbè. Comparto posteriore, ecco qui potevano essere inserite le batterie con tanto di laccetto per facilitare poi l'estrazione delle batterie stesse. Allora ragazzi, vi faccio sentire molto brevemente una cassetta che è in svedese, quindi non capirete molto, e spero che non abbia problemi di copyright, e poi torniamo qui. Hej och välkomna till en effektiv kvarts motion som kommer att göra dig både starkare, smidigare och piggare. Jag som pratar heter Johan Holmsäter. Ta affischen och läs... Och börja lägga till armarna lite lätt. Vi sträcker armarna upp i takt till musiken. Upp, 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 upp.
Gå upp i knäna också. Va bene, questo è stato registrato con un microfono neanche troppo professionale. Però voglio farvi vedere un'altra cosa. Intanto voglio aprire il compartimento, che già il suono è tutta una musica sua. Vi ricordate le cassette? Questa è la cassetta che avete sentito da poco. Originali non sempre erano protette da scrittura, neanche le originali. Infatti, se ci si sbagliava a pigiare rec, alcune cassette, magari un po' più economiche, potevano essere sovraregistrate. Un gran guaio per chi aveva cassette originali. Non tutte, alcune comunque erano protette. Siccome io, per non creare problemi appunto di copyright e per farvi sentire lo stereo, volevo vedere se lei era protetta. Lei non è protetta, è una cassetta che non mi interessa, e quindi ho registrato un po' di musiche copyright free e direi di inserirla subito e ve la faccio sentire. Camera dall'alto, pigiamo play. Con il JVC Boombox del 1978. Spero che questa recensione vintage vi sia piaciuta, e se così fosse lasciatemi un pollice in su e un commento qua sotto per dirmi la vostra, voi se magari ne avete uno su in soffitta. E pensate, ragazzi, che le cassette, tanto per dirne una, ormai sono quasi introvabili, e quando si trovano costano uno scatafascio. Spero che la recensione vi sia piaciuta. Da Walter, Sweet Adventure, qua dalla Svezia, giornata molto uggiosa. Al prossimo video e alla prossima recensione vintage. Ciao!